Io mi chiamo Elena e oggi praticheremo uno stile Hatha Raja Yoga che è abbastanza dinamico, quindi cercheremo però di dare delle varianti per tutti quanti, in modo che ognuno possa sentirsi bene e finire la pratica meglio di come è iniziato. Potete fermarvi in qualsiasi momento, se avete bisogno di respirare. Io cercherò di seguire tutti quanti, di dare le varianti appunto per ciascuno di voi per farvi sentire al meglio. Iniziamo. Allora, ci sediamo in una posizione seduta comoda, che può essere gambe incrociate o anche in ginocchio. Mettiamo le mani sulle ginocchia, il bacino è rivolto in avanti, l'addome in dentro, le spalle sono basse, il mento è parallelo al pavimento. E con gli occhi chiusi proviamo a portarci in una condizione di immobilità del corpo, provando a portare l'attenzione a tutte le sensazioni del corpo fisico. E proviamo ad osservare attraverso tutti gli stimoli che provengono dall'esterno, con la vista, ciò che vediamo attraverso gli occhi chiusi, le luci, le ombre, l'udito, i suoni vicini e lontani, l'olfatto, i profumi, gli odori vicino a me, il gusto. Se riesco a percepire qualche retrogusto in bocca, il tatto, tutte le sensazioni tattili e di contatto. E provo a percepirle uno ad uno come se volessi amplificarle, per poi portare l'attenzione verso l'interno e provare a percepire solo il rumore del respiro. E provo ad osservare i pensieri, da dove nascono, di che natura sono. E li vedo scorrere come su un grande schermo bianco, il retro della fronte. Provate a non lasciarli sviluppare, a osservarli come se foste un testimone esterno. E osserviamo poi il respiro, l'aria che entra dalle narici e l'aria che esce. L'aria più fresca che entra, l'aria più calda che esce. Provate a non modificare il respiro, ad ascoltarlo. Così com'è, a imparare a conoscerlo. E dopo qualche breve respiro consapevole, portiamo tutta l'attenzione al centro del petto, alla destra del cuore fisico, al cuore spirituale, l'unica parte di noi che è immortale. Durante la creazione, parte della divinità è diventata parte di tutti gli esseri viventi. E portiamo le mani in preghiera al centro del petto e ci prepariamo ad aprire questa pratica con un Om, il suono primordiale, il suono da cui tutto ha avuto origine, la vibrazione dell'universo. Inspiro. Silenzio è la parte più importante dell'Om, in cui mi fondo con tutti e con tutto. Rilascio le mani sulle ginocchia. E molto lentamente andiamo ad aprire gli occhi e ci prepariamo alla parte fisica della pratica. Andiamo a incrociare le gambe dall'altra parte. Portiamo le braccia lungo i fianchi, la mano destra sull'orecchio sinistro e porto l'orecchio destro verso la spalla destra. Attenzione, l'orecchio che va verso la spalla, non la spalla che va verso l'orecchio. Se voglio intensificare, sollevo il braccio sinistro. Bacino rivolto in avanti, addome in dentro, spalle basse, respiro. E poi lentamente appoggio la mano sinistra se l'ho sollevata, appoggio la mano destra, porto il mento verso il petto e lentamente riporto la testa al centro. Dall'altra parte, mano sinistra, orecchio destro. Porto l'orecchio sinistro verso spalla sinistra. Sollevo il braccio destro se l'ho fatto dall'altra parte, di nuovo percepisco la colonna in linea, il bacino rivolto in avanti, l'addome in dentro, porto il respiro dove sento la tensione. Poi rilascio mano destra se l'ho sollevata, mano sinistra, porto il mento verso il petto e lentamente riporto la testa verso il centro. Incrocio le mani dietro la nuca, inspiro, apro il petto verso l'alto, espiro, porto i gomiti verso l'ombelico, l'ombelico va verso la colonna. Ancora, inspiro, apro il petto verso l'alto, espiro, gomiti verso l'ombelico, separo bene le scapole tra di loro, ancora uno in, apro il petto, espiro, gomiti verso l'ombelico, ombelico verso la colonna e lentamente ritorniamo verso il centro.
Sciolgo la posizione, mano destra, lato destro, braccio sinistro si allunga verso destra. Attenzione, la spalla destra scivola verso il basso. È come se avessi la schiena appoggiata a un muro, le scapole sono una vicino all'altra. Potete rilasciare il collo. Non vi serve la tensione in questo punto. E immagino di separare le costole del lato sinistro dall'anca sinistra. Le braccia salgono verso l'alto e respirando, sì, vengo in avanti e verso la gamba di terra. Ancora, in, allungo, espiro, porto l'ombelico in dentro. Ancora, in, spalle indietro, ombelico verso la colonna. L'ultimo, inspiro, allungo la colonna, espirando, l'ombelico va in dentro, provo a creare lo spazio per allungarmi ancora un po' di più. Lentamente ritorniamo al centro. Appoggio i piedi a terra. Srotolo la colonna una vertebra dopo l'altra. Palmi delle mani rivolte verso l'alto. Piedi paralleli, stessa distanza delle anche. Dovreste più o meno sfiorare con le dita delle mani i talloni. Inspiro. Portate il coccige verso l'alto, dovreste percepire tutta la colonna a terra, a contatto con il tappetino. Espirando, spingete forte dai talloni, attivando i glutei e portando il bacino verso l'alto. Ad ogni inspiro, portate il petto verso il mento, provate ad allungare la parte bassa della schiena. Ad ogni espiro, continuo a spingere dai talloni, attivo i glutei, il bacino continua a salire verso l'alto. Ancora, in, petto verso il mento, allungo la parte bassa della schiena, espiro, spingo forte forte dai talloni, attivo i glutei, parete addominale all'interno. Ancora uno, in, petto verso il mento, allungo la parte bassa della schiena, espiro, il bacino sale ancora un po' più verso l'alto e poi lentamente parte alta della schiena a terra, parte media, parte bassa e rilascio. Rimango ancora coricato un attimo a terra, porto il ginocchio destro verso il petto. Incrocio le mani sotto il ginocchio,
Inspiro, porto il ginocchio destro verso il petto. Espirando, provo a stendere la gamba destra. Non importa la gamba dov'è, posso anche averla piegata. L'importante è continuare a percepire tutta la colonna sul tappetino. Ancora, piego il ginocchio. Inspiro, lo porto verso il petto. Espiro, provo a stendere la gamba destra. Spalle a terra, sacro a terra. Ancora, inspiro. Il ginocchio viene verso il petto. Espiro, stendo la gamba destra. Chi se la sente può anche stendere la gamba sinistra e rimango 5, 4, 3, 2, 1 e rilascio. Appoggio il piede destro a terra e porto il ginocchio sinistro verso il petto. Inspiro, allungo la colonna, la percepisco sul tappetino. Espiro, stendo la gamba sinistra. Ricordate che non importa dove la gamba, se riesco a stenderlo oppure meno, porto spalle sacro a terra. Ancora inspiro, il ginocchio viene verso il petto. Espiro, stendo la gamba sinistra. Respiro, continuo a portare il respiro dove sento la tensione. Ancora l'ultimo, inspiro, il ginocchio viene verso il petto. Espiro, stendo la gamba sinistra. Se l'ho fatto dall'altra parte, stendo anche la gamba destra. Rimango 5, 4, 3, 2, 1 e rilascio. Porto le mani sotto le ginocchia e dondolo in avanti e indietro e ci portiamo in quadrupedia. Polsi sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Inspiro, guardo verso l'alto, curvo la parte bassa della schiena. Espiro, spingo forte sulle mani, porto l'ombelico verso la colonna, separo le scapole tra di loro. Ancora, in, guardo verso l'alto, curvo la parte bassa della schiena. Espiro, spingo forte forte sulle mani, ombelico in dentro, separo bene le scapole tra di loro. L'ultimo, in, guardo verso l'alto, curvo la parte bassa della schiena. Espiro, spingo forte forte sulle mani, ombelico in dentro, separo le scapole tra di loro. Ok, andiamo a stendere la gamba destra, sollevo la gamba destra, porto il ginocchio destro verso la spalla destra, estendo la gamba destra verso destra, tallone rivolto verso l'esterno, dita dei piedi rivolte verso l'interno. Mano sinistra a terra, inspiro, apro il braccio destro verso l'alto, espiro, scendo, inspiro, apro, espiro, scendo, inspiro, apro, espiro, scendo. Se ho bisogno, richiamo il ginocchio e ritorno in quadrupedia. E facciamo tutto dall'altra parte. Stendo la gamba sinistra, la sollevo, porto il ginocchio verso la spalla sinistra e vado a stendere la gamba sinistra. Dita del piede verso l'interno, tallone verso l'esterno, così andiamo ad aprire bene gli ischi. Mano destra a terra, inspiro, apro il braccio verso l'alto, espiro, scendo. Inspiro, apro il braccio sinistro, espiro, scendo. Ancora uno, inspiro, apro, espiro, scendo. Se ho bisogno, richiamo il ginocchio sinistro, ritorno in quadrupedia. Andiamo a puntare i piedi e andiamo nel nostro primo cane a testa in giù. Nel cane a testa in giù non importa se le ginocchia sono tese, non importa se i talloni sono sollevati, mi concentro sulla colonna. Spingo bene in giù e in avanti con le mani. Le costole si espandono lateralmente. L'ombelico è rivolto verso la colonna. Le ascelle sono ruotate verso le orecchie. Respiro. E poi piego il ginocchio destro, guardo sotto l'ascella sinistra. Piego sinistro, guardo sotto destro. Piego destro, guardo sotto sinistro. Sinistro, guardo sotto destro. E lentamente cammino con i piedi verso le mani, ginocchia piegate o tese, non fa differenza. Prendo i gomiti opposti e dondolo da una parte e dall'altra.
Sento il peso della gravità che mi spinge verso terra. Poi lentamente sciolgo le braccia, srotolo la schiena, la testa è l'ultima a salire. Ok, ci portiamo all'inizio del tappetino per i saluti al sole. Ne facciamo due tradizionali dell'Hatha Yoga. Piedi paralleli, stessa distanza delle anche, retroversione del bacino, ombelico verso la colonna, le spalle sono basse. Le braccia salgono, vengono su, vanno oltre le orecchie. Inspiro, piegamenti in avanti, mani verso il tappetino, piego le ginocchia se ne ho il bisogno. Espiro, lungo passo, piede destro indietro, ginocchio destro a terra, apro il petto. Inspiro, mani a terra, tavola. Ginocchia a terra, petto in mezzo alle mani, mento a terra, gomiti chiusi, gomiti attaccati al busto. Espiro, allungo i piedi indietro, apro il petto, in, petto a terra, punto i piedi, cane a testa in giù. Lungo passo, piede destro, in avanti tra le mani, ginocchio sinistro a terra, apro il petto, ginocchio in corrispondenza della caviglia. Piuttosto mi aiuto a portare in avanti il piede, in, piede sinistro, vicino al piede destro, espiro, le braccia salgono, vengono su, vanno oltre le orecchie, inspiro, mani in preghiera, al centro del petto, espiro, a sinistra, in, piegamenti in avanti, espiro, lungo passo, piede destro indietro, ginocchio destro a terra, apro il petto, inspiro, attenzione sempre caviglia sotto il ginocchio, mani a terra, punto il piede sinistro, vado nella posizione della tavola. Appoggio le ginocchia a terra, il petto in mezzo alle mani, il mento a terra, i gomiti chiusi, attaccati al busto. Espiro, allungo i piedi indietro, apro il petto, in, petto a terra, punto i piedi, cane a testa in giù. Lungo passo, piede sinistro, in avanti tra le mani. Ginocchio destro a terra, apro il petto, in, mi aiuto anche con la mano a portare in avanti il piede, piede destro, vicino al piede sinistro, espiro, le braccia salgono, vengono su, vanno oltre le orecchie, in, mani in preghiera al centro del petto, ex, li rifacciamo, ancora destra, inspiro, allungo bene, piegamenti in avanti, espiro, piego le ginocchia se ne ho il bisogno, lungo passo, piede destro indietro, ginocchio destro a terra, apro il petto, in, mani a terra, tavola, ginocchia a terra, petto in mezzo alle mani, mento a terra, gomiti chiusi, espiro, allungo i piedi indietro, apro il petto, in, petto a terra, punto i piedi, cane a testa in giù, destro, in avanti tra le mani, ginocchio sinistro a terra, apro il petto, in, piede sinistro, vicino al piede destro, espiro, le braccia salgono, vengono su, vanno oltre le orecchie, in, mani in preghiera al centro del petto, ex, l'ultimo a sinistra, inspiro, piegamenti in avanti, espiro, lungo passo, sinistro indietro, ginocchio sinistro a terra, apro il petto, in, mani a terra, tavola, ginocchia a terra, petto in mezzo alle mani, mento a terra, gomiti chiusi, espiro, allungo i piedi indietro, apro il petto, in, solo un'attivazione di scapole, petto a terra, punto i piedi, cane a testa in giù. Sinistro, in avanti tra le mani, ginocchio destro a terra, apro il petto, in, piede destro, vicino al piede sinistro, espiro, le braccia salgono, vengono su, vanno oltre le orecchie, in, mani in preghiera al centro del petto, ex, saluto A, le braccia si aprono lateralmente, inspiro, piegamenti in avanti, braccia laterali, porto le mani verso il tappetino, piego le ginocchia se ne ho il bisogno, espiro, allungo la colonna, posso portare anche le mani sulle tibie, in, mani a terra, due lunghi passi e siamo nella tavola. Chi conosce il chaturanga può fare il chaturanga completo, se no con me lo facciamo modificato. Ginocchia a terra, immaginate come di fare una flessione con i gomiti chiusi. Chaturanga modificato, allungo le gambe indietro, stendo le braccia, cane a testa in su, stringo forte i glutei, sollevo le gambe da terra, spalle lontane dalle orecchie, cane a testa in giù.
qua rimaniamo. Continuiamo a spingere bene in giù e in avanti con le mani. Ascelle ruotate verso le orecchie, ombelico in dentro. Piegate pure le ginocchia se ne avete il bisogno. Non importa se i talloni toccano a terra oppure no. E facciamo un lungo passo con il piede destro in avanti tra le mani. Appoggio il ginocchio sinistro a terra. Srotolo il collo del piede. Sollevo le braccia verso.
Tavola, ginocchia a terra, petto in mezzo alle mani, mento a terra, gomiti chiusi, respiro, allungo i piedi indietro, apro il petto, in, attenzione a non stendere completamente le braccia, gomiti chiusi, spalle basse, avvicino le scapole tra di loro, petto a terra, punto i piedi, cane, a testa, in giù, e spingo bene in giù e in avanti con le mani. Faccio un lungo passo con il piede sinistro in avanti tra le mani. Cammino verso sinistra e ho le mani al centro. Anche qua, scusatemi, verso destra. Quindi piede sinistro in avanti, cammino verso destra. Anche qua, se posso, il tallone è rivolto verso l'esterno, dito del piede è rivolto verso l'esterno. Se non tocco a terra, piego le ginocchia, mani sui fianchi e rimango. Inspiro, allungo la colonna, espiro, porto l'ombelico in dentro. Voglio portare la testa in direzione del tappetino senza toccarlo, rimango a un millimetro da terra. Ancora in, allungo, espiro, continuo a percepire l'allungamento. L'ultimo inspiro, allungo, espiro, ombelico in dentro. Apro le braccia lateralmente, provo a venire su, in piedi. Inspiro. Congiungo i palmi, espiro, incrocio le mani dietro al sacro, sollevo i pugni. Attenzione a non andare a inarcare. Retroversione del bacino, ombelico in dentro, inspiro ed espirando, di nuovo porto la testa in direzione del tappetino. I pugni vanno verso l'alto e oltre la testa, non importa dove sono. Concentratevi sempre, anche le ginocchia possono essere sempre piegate, concentratevi sempre sulla colonna in allungamento. E lentamente sciolgo le mani a terra. Le braccia si aprono di nuovo lateralmente, l'ultimo. Inspiro, ok. Per chi è un po' più flessibile, indici e medi delle mani vanno a prendere gli alluci. Gli altri invece, di nuovo come la variante 1, piegamento in avanti, anche mani sui fianchi, continuo a lavorare sulla colonna in allungamento. Se ho preso gli alluci, inspiro a lungo, espiro. Provo ad aiutarmi a venire con la testa verso terra. Ancora inspiro, allungo, espiro. Porto l'ombelico in dentro, l'ultimo in. Ed ex, sciolgo la posizione, tutti quanti appoggiamo le mani a terra e lentamente ricamminiamo in avanti con le mani all'inizio del nostro tappetino e ritorniamo nella tavola. Appoggio le ginocchia a terra, petto in mezzo alle mani, mento a terra, gomiti chiusi, espiro, allungo i piedi indietro, apro il petto, in, petto a terra, punto i piedi, cane a testa in giù. Porto il piede destro a 90 gradi, lo ruoto a 90 gradi. Piede sinistro in avanti tra le mani. Ora ischi uno verso l'altro, guerriero 2. Non sono rivolti in avanti, siamo rivolti tutti quanti in avanti, quindi con le creste iliache sulla stessa linea, il ginocchio, caviglia, creste iliache. Tutto quanto è su una linea. Attenzione anche qua, no inarcare la colonna, retroversione del bacino, ombelico in dentro, braccia forti. Immaginate di spingere come se aveste qualcosa sotto le braccia, fare tensione. Ok, mano destra, coscia destra, reverse warrior. Apro il petto, è solo un piegamento laterale, continuo a mantenere l'ombelico verso la colonna. Ritorno al centro. Variante 1. Avambraccio sinistro, coscia sinistra. Non mi siedo sul braccio, spingo, allungo il braccio destro. Variante 2. Mano sinistra interno del piede, sinistro. Spalla contro ginocchio, ginocchio contro spalla, spingo il bacino in avanti. Per chi fosse un po' più flessibile o un po' più avanzato nella pratica, può andare a prendere il bind, quindi la mano sinistra passa sotto al ginocchio sinistro e apro il petto. Non entrate in una variante che non fa parte della vostra pratica.
Ognuno deve sentirsi confortevole e continuare a respirare nella posizione, ognuno con la sua variante. Ok, riappoggiamo le mani a terra, tavola, ginocchia a terra, petto in mezzo alle mani, mento a terra, gomiti chiusi, espiro, allungo i piedi indietro, apro il petto, in, petto a terra, punto i piedi, cane a testa in giù. E facciamo tutto dall'altra parte, porto il piede sinistro a 90 gradi, il piede destro viene in avanti tra le mani. Guerriero 2, di nuovo, ischi vanno uno verso l'altro, retroversione del bacino, costole chiuse, spingo il bacino in avanti, reverse warrior, mano sinistra, coscia sinistra, allungo completamente, ombelico verso la colonna, ritorno, guerriero 2, variante di prima, avambraccio sulla coscia, allungo braccio sinistro, spingo bene, non vado a portare l'orecchio verso la spalla, oppure mano a terra, continuo a spingere il bacino in avanti, chi ha preso il bind può prendere il bind, se soffrite di cervicale guardate pure a terra, non c'è nessun problema, rilasso il collo. Ok, e ritorniamo tutti quanti di nuovo, mani a terra, tavola, ginocchia a terra, petto in mezzo alle mani, mento a terra, gomiti chiusi, espiro, allungo i piedi indietro, apro il petto, in, petto a terra, punto i piedi, cane a testa in giù. Ritorniamo nel guerriero 2, portiamo il piede destro 90 gradi, piede sinistro in avanti tra le mani. Guerriero 2. Ok, andiamo a sempre le stesse attivazioni, quindi non sono rivolta verso la gamba sinistra, sono rivolta esattamente verso il centro. Andiamo a incrociare le mani dietro al sacro e sollevo i pugni. Qua continuo a mantenere la retroversione, vengo in avanti, ostrich. Proviamo a mantenere le gambe del guerriero 2, allungare la colonna e portare la testa in direzione del tappetino. Respiro, non importa quanto scendo con il busto, rimango e poi appoggio le mani a terra, al centro. Ok, provo a piegare il ginocchio destro e a stendere il ginocchio sinistro. Ok, al contrario, piego il ginocchio sinistro, stendo il ginocchio destro, non importa se i talloni non toccano terra. Ancora. Piego destro, stendo sinistro, piego sinistro e stendo destro. Ok, proviamo a sederci a terra da questa posizione. Posso portare le mani dietro se faccio fatica e mi siedo. Variante 1, mani dietro alla schiena e allungo la colonna. Variante 2, porto le mani in avanti. 3, posso portare le mani in preghiera al centro del petto con il tricipite davanti alla tibia. Favorite sempre l'allungamento della colonna, non ricercate una posizione che non fa parte della vostra pratica. Abbiamo il piede sinistro appoggiato a terra, la gamba destra è tesa, potete avere le mani dietro alla colonna e mi allungo. Può anche essere un po' più avanti il piede, non vi preoccupate. Ok, proviamo a ritornare da questa posizione nel guerriero 2, chi può, senza usare le mani, quindi vengo in avanti, ritorno. Oppure lentamente appoggio le mani a terra, cammino. Ok, e ritorniamo nel guerriero 2. Molto bene, appoggiamo le mani a terra, ritorniamo nella tavola, ginocchia a terra, petto in mezzo alle mani, mento a terra, gomiti chiusi. Espiro, allungo i piedi indietro, apro il petto, in, petto a terra, punti i piedi, cane a testa in giù. Dall'altra parte, piede sinistro, angolo di 90 gradi, piede destro, in avanti tra le mani, guerriero 2. Forte e fiera la posizione, retroversione del bacino, ombelico verso la colonna, chiudo bene le costole. Ok, incrocio le mani dietro il sacro. Sollevo i pugni, le gambe rimangono guerriero 2, ostrich, vengo in avanti,
I pugni vanno verso l'alto e oltre la testa. Continua a respirare. Continua a portare il respiro dove sento la tensione. Appoggio le mani a terra. Come prima, piego ginocchio sinistro, stendo ginocchio destro. Piego destro, stendo il ginocchio sinistro. Vado a lavorare bene sull'apertura dell'anca, ancora. Piego sinistro, stendo destro. L'ultimo, piego destro, stendo sinistro. Proviamo a sederci a terra. Di nuovo, mani dietro la schiena e mi allungo. Mani in avanti oppure tricipite davanti alla tibia, mani in preghiera al centro del petto e mi allungo. Respiro. Qualsiasi sia la mia variante, rimango. Porto il respiro dove sento la tensione. Riproviamo come prima. Chi vuole, senza le mani, vengo in avanti, ritorno nel guerriero. Due. Molto bene. Appoggio mani a terra. Tavola, ginocchia a terra, petto in mezzo alle mani, mento a terra, gomiti chiusi, espiro, allungo i piedi indietro, apro il petto, in, petto a terra, punto i piedi, canna testa in giù. Piego le ginocchia, guardo in avanti, salto o due passi per venire seduto in mezzo alle mani, con le gambe in mezzo alle mani ci sediamo a terra. Ok, una piccola attivazione. Posizione della barca. Il focus è sempre sulla colonna, le braccia sono forti, vado a sollevare i piedi da terra. Chi è più flessibile può andare a stendere le gambe. L'importante è che non vado a curvare. Braccia lungo i fianchi, rimango. Uno, due, tre, quattro e cinque. Riappoggio le gambe a terra e appoggiamo le mani vicino ai fianchi. Percepisco la colonna, una linea come se fossi appoggiata a un muro. Provo magari a chiudere gli occhi per un attimo in questa posizione. Respiro. Ritorno al respiro naturale. Ok. Andiamo a sollevare le braccia. Inspiro e facciamo un piegamento in avanti, espirando. Sempre lo stesso concetto dei piegamenti in avanti. Colonna. Ho mani dietro la schiena, rimango qua. Appoggio le mani a terra, le spalle sono sempre indietro. Lavoro sempre cercando di portare le spalle più lontane dalle orecchie che posso. Se invece voglio provare a intensificare leggermente di più, piego le ginocchia e le porto verso il petto. Per chi non arriva a terra. Porto le mani sui piedi e piano piano cammino in avanti. Fino a quando sento staccare le cosce dal busto. Quando sento staccare, rimango. Se no rimaniamo qua, ancora qualche respiro. Continuo ad allungare. Continuo a percepire le spalle indietro. Porto il respiro dove sento la tensione. E lentamente srotolo la colonna. Appoggiamo i piedi a terra. Appoggio le mani dietro i glutei, circa 20 centimetri dietro i glutei. Dita rivolte in avanti, apro le spalle. Attenzione, non curvo la lombare, cerco sempre di tenere l'ombelico verso la colonna. Spingo forte dai piedi, dai talloni, attivo i glutei, porto il bacino verso l'alto. Per chi volesse una posizione più avanzata, stendo le gambe, spingo bene il bacino verso l'alto. Respiro. Se non rimango nel tabletop, spingendo bene con i piedi a terra. E lentamente scendo. Andiamo a srotolare la colonna, una vertebra dopo l'altra. Variante 1. Vado a stendere le gambe verso l'alto e apro le braccia verso l'esterno. Chi invece volesse fare la posizione della candela, può portare le mani sotto alla schiena e porto i piedi verso il soffitto. Quindi ognuno con la sua variante.
Se sono nella posizione della candela, le mani scivolano verso terra, se no semplicemente stendo le gambe verso l'alto, le braccia sono aperte verso l'esterno e rimango. Respiro. Il peso è sulle spalle e non sul collo. Chi ha le gambe tese solo verso l'alto, porta le ginocchia verso il petto. Chi è nella candela, posizione dell'aratro, porta i piedi oltre la testa. Non lasciate le mani dalla schiena se i piedi non toccano terra. Attenzione sempre, peso sulle spalle, non sul collo, non andate mai sulla cervicale. Respiro. E poi lentamente riporto le mani sotto la colonna, srotolo una vertebra dopo l'altra. Anche chi ha le gambe tese va le ginocchia verso il petto, lentamente porta di nuovo a stendere le gambe a terra. E siamo completamente coricati a terra. Porto le mani sotto ai glutei, quindi mi appoggio i glutei sui dorsi delle mani. Porto le braccia sotto la schiena, punto i gomiti, chi soffre di cervicale tiene il mento verso il petto, se no provo a appoggiare la corona della testa a terra, devo puntare i gomiti, anche se soffro di cervicale voglio tenere la testa, il mento verso il petto, i gomiti sono puntati. Poi tutti quanti, porto il mento verso il petto, punto i gomiti e srotolo la colonna, una vertebra dopo l'altra. Sciolgo la posizione, piego di nuovo le ginocchia, palmi delle mani rivolte verso l'alto, inspiro, coccige verso l'alto, allungo tutta la colonna a terra, espiro, spingo forte dai talloni, attivo i glutei, porto il bacino verso l'alto. Facciamo il mezzo ponte. Non vi consiglio di fare il ponte completo perché non abbiamo aperto le spalle, se però qualcuno ha piacere di farlo, può farlo comunque. L'importante è che quando scende non porta le ginocchia verso il petto, se no rimaniamo tutti quanti nel mezzo ponte. E ad ogni in, petto verso il mento, allungo la parte bassa della schiena, ad ogni ex, spingo forte dai talloni, attivo i glutei, il bacino continua a salire verso l'alto. Ancora. In, petto verso il mento, allungo la parte bassa della schiena, espiro, spingo forte forte dei talloni, attivo i glutei, il bacino sale, poi lentamente, parte alta della schiena a terra, parte media, parte bassa e rilascio. Ok, rimanete a terra, apriamo le braccia verso l'esterno. Con le ginocchia piegate, sposto tutti i fianchi come se mi volessi sedere verso sinistra. Quindi sposto solo i fianchi e le ginocchia cadono verso destra. Le ginocchia sono una sopra l'altra. Non è una posizione di relax questa, non ancora. Porto la mano destra sul ginocchio sinistro, la mano sinistra sulla parte sinistra del costato. Il ginocchio spinge contro la mano spinge contro il ginocchio. Non importa, basta farlo con le braccia al contrario. Quindi mano sul ginocchio, perfetto. Ad ogni inspiro. Allungo la colonna, ad ogni espiro, mano contro ginocchio, ginocchio contro mano, apro il petto verso terra. Ancora, in, allungo la colonna, espiro, mano contro ginocchio, ginocchio contro mano, apro il petto. L'ultimo, inspiro, allungo, espiro, apro il petto verso terra. Sciolgo la posizione, ritorno al centro, sposto prima i fianchi verso destra e le ginocchia cadono verso sinistra. Mano sinistra sul ginocchio destro, mano destra parte destra del costato. Ginocchia sono una sopra l'altra, sulla stessa linea. Non tenetele troppo in basso, provate a portarlo un po' più verso il petto. Ok, ad ogni in, allungo, ad ogni ex, mano contro ginocchio, ginocchio contro mano, apro il petto verso terra. Ancora inspiro, allungo, espiro, mano contro ginocchio, ginocchio contro mano, apro il petto. L'ultimo in ed espiro, apro bene il petto verso terra. E poi lentamente sciolgo la posizione. Andiamo a stendere le braccia, siete coricati a terra, stendo le braccia verso l'alto e stendo le gambe. La mano destra va a prendere il polso sinistro. E mi allungo come se la mano destra mi tirasse completamente
verso destra. Se voglio intensificare, posso anche spostare le gambe verso destra, come se stessi disegnando una mezzaluna a terra. E se voglio intensificare ancora, accavallo una caviglia sull'altra. Ok, continuo a percepire tutto il corpo a terra, spalle a terra, il bacino a terra. Respiro, mi allungo completamente, sento tutto il fianco sinistro in allungamento. Poi ritorniamo al centro e dall'altra parte. Mano sinistra va a prendere il polso destro, mi allungo completamente verso sinistra. Anche qua sposto le gambe, immagino di disegnare una mezzaluna e se voglio accavallo la caviglia sull'altra. Percepisco tutto il corpo sul tappetino, mi allungo. Ritorno poi verso il centro, rilascio, porto le braccia lungo i fianchi, palmi delle mani rivolte verso l'alto. Se per caso sentite freddo potete un attimo coprirvi. E andiamo nella posizione finale di Shavasana. La posizione di rilassamento finale. Coricatevi a terra e rimanete coricati a terra. Solo se volete coprirvi, potete coprirvi per un attimo. Chiudo gli occhi. E mi lascio andare completamente. Mi abbandono. Non c'è più il prima. Non c'è più il dopo, esiste solo questo momento, perfetto così com'è. Mi rilasso completamente, se arriva un pensiero provo a mandarlo via. Rilasso il piede destro, la caviglia destra. Rilasso la tibia e il polpaccio destro. Rilasso il ginocchio, il retro del ginocchio destro. Rilasso la coscia. Il retro della coscia. Rilasso il bacino, l'addome e tutti gli organi interni a destra. Rilasso poi la parte destra del petto, della schiena, spalla, braccio, gomito, avambraccio destro. Con il polso, la mano, le dita della mano destra. E rilasso la parte destra del collo, la parte destra del viso. E tutto il corpo è perfettamente immobile e rilassato nella parte destra. Rilasso poi il piede sinistro, la caviglia sinistra, tibia, polpaccio sinistro. Rilasso il ginocchio, il retro del ginocchio sinistro, la coscia, il retro della coscia sinistra, il bacino, l'addome e tutti gli organi interni a sinistra. Rilasso la parte sinistra del petto, della schiena, spalla, braccio, gomito, avambraccio, sinistro, con il polso, la mano, le dita della mano sinistra. E rilasso la parte sinistra del collo, la parte sinistra del viso, la testa. E la sommità della testa. E tutto il corpo è perfettamente immobile e rilassato. Non ci sono tensioni di alcun tipo. Se arriva un pensiero, provo a mandarlo via. Rimango in questo momento che ha tutte le caratteristiche per essere perfetto. Ed è come se avessi la sensazione di non aver bisogno di niente di più né niente di meno. Mi abbandono. Tutto il resto può aspettare. Calmo il corpo, calmo la mente, che è quello che andiamo a ricercare con lo yoga. Lo yoga non ha solo a che vedere con le posizioni. Vogliamo frenare i vortici della mente. Mi abbandono. Mi lascio andare. Uso questo tempo per ricaricarmi completamente. E poi molto lentamente provate a portare le mani sopra la pancia. E proviamo a concludere con una tecnica di respirazione calmante,
una tecnica che non ha controindicazioni di nessun tipo e potete praticare in qualsiasi momento in cui ne avete bisogno. Magari volete calmare il corpo, calmare la mente, calmare il respiro o anche semplicemente addormentarvi se fate fatica. Andremo a inspirare 3 conti nella pancia, 3 conti nello sterno, 2 conti clavicole, poi espiro, 2 clavicole, 3 esterno, 3 nella pancia. Se per voi 8 tempi sono troppi, andremo a farlo in 2 tempi, quindi 2, 2, 2, 2, 2, 2. Non importa se seguite il mio tempo, seguite il vostro ritmo. L'importante è che non trattenete il respiro, la stessa aria che entra è la stessa aria che esce. Espiro completamente. E poi lentamente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, espiro 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E provate qualche ciclo da soli, con il vostro tempo, sentendo l'aria che dalla base della colonna gonfia la pancia, sale sullo sterno, arriva alle clavicole e poi espiro, clavicole, sterno, pancia. La stessa aria che entra è la stessa aria che esce, come un'onda. Questa tecnica si chiama respirazione yogica completa o respirazione ad onda e ha notevoli benefici sul rilassamento, sul sistema nervoso parasimpatico del cervello. Provate ancora 2 cicli, da soli, ascoltando il respiro. Cercate di non trattenerlo, lasciate tutto il resto fuori. E poi quando siete arrivati all'ultimo ciclo, con l'ultima espirazione, molto lentamente, con il vostro tempo, provate a prendere coscienza del corpo fisico. E magari proviamo a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani. E provo magari a stendere le braccia oltre la testa. Mi allungo completamente come se mi stessi risvegliando da un sonno molto profondo, un sonno senza sogni. E magari porto le ginocchia verso il petto. Le abbraccio, mi abbraccio, dondolo e mi lascio cadere su un lato quello che preferisco. Rimanete con gli occhi chiusi e con il vostro tempo provate a portarvi in una posizione seduta, comoda, con gli occhi chiusi. Provate a lasciare quella tentazione della mente di tenere tutto sotto controllo. Il corpo sa dove deve andare, sa cosa deve fare. Riporto le mani sulle ginocchia, riallineo la colonna. Il bacino è rivolto in avanti, l'addome in dentro, le spalle sono basse. E provate a ricordarvi di quelle sensazioni del corpo prima dell'inizio della pratica. E provate ad osservare se è cambiato qualcosa rispetto a prima oppure no. E se non doveste osservare nulla, accettatelo lo stesso. E concludiamo questa pratica con un Om, portando le mani in preghiera al centro del petto. E proviamo ad andare con la mente nel punto più lontano che riuscite a immaginare. Inspiro. Shanti, shanti, shanti. Porto i pollici delle mani al centro delle sopracciglia. Che tutti i pensieri siano pieni di amore e di compassione. Li porto al centro delle labbra. Che tutte le mie parole siano piene di amore e di compassione. E le porto al centro del petto. Che anche tutte le mie azioni siano piene di amore e di compassione. Mi ringrazio per il tempo che mi sono dedicato e vi ringrazio per esservi fatti guidare in questa pratica. Grazie. Grazie. Grazie mille.